Ok, torniamo da Paola per il prossimo ricordo, ragazzi. E ragazzi, rifare questa campagna in 4K è veramente bello, non saprei. Non so, è quanto affascinante. Giuro. Vabbè, ci mancava anche il venditore di salsicce. Tanto qua ho aperto tutti gli scrigni che ci potessero essere. Magari tu, ecco, tornassi su. Mi faresti anche un gran favore. A differenza di Assassin's Creed 1, qua c'è un parkour che è spaventosamente più veloce. Già ne ho parlato quando giocavamo all'episodio precedente, ragazzi. Di una differenza veramente abissale. Ezio Auditore, piacere. Merda. Io non volevo passare, volevo solamente arrivare a casa di Paola, non dovevo fare altre cose, però se la metti così, io vado a nasconde. Però anche te. Mi devi dare una mano. Allora vieni. Oh. Cioè, a mali estremi, estremi rimedi. Che dovevo fare, ragazzi? Non c'ho la spada. Eccone degli altri. Vabbè, ho capito, c'è da fare a botto, ho capito. Meno male hanno vita breve questi qui. Quindi sono abbastanza facili da ammazzare. E non sono ancora brutti quelli grossi. Ok, posso andare a fare quello che dovevo fare oppure dobbiamo stare qui a grattarci i coglioni? Non so. E adesso Umberto Alberti farà la fine che si merita. Ok, giudice, giuria, boia. Chiosto di Santa Croce, mamma mia, dove furono i funerali di Astori. E pensate che l'ultima volta che ho giocato questa missione, che la portai anche su YouTube, era ancora vivo. No. Un buon punto per nascondersi. Bastardo! Bene! Questo è il tuo. Ok, c'è da ripulire la città dalle guardie, se no, ragazzi, qua diventa impossibile fare qualsiasi cosa. Una cosa che ho notato in Assassin's Creed 1 è che se tu arrivi sui tetti, arrampicandoti, ti osservano, ma se ci arrivi con le scale a pioli on fire, non ti nota nessuno. Cioè, magari ti notano una volta che sei sopra, però mentre ci vai, a parte che tu non sia in combattimento aperto, non ti si caga nessuno.
Questa è una cosa che ho notato giocando al primo episodio. Comunque fare questa missione con la famigerazione al massimo non è bello. Non è bello. E se è un mobile? Cos'è l'ultima moda in fatto di maschio? Non è. Sarà mica. Scommetto che quello ci rimette l'osso del... Niente, non sono qua per voi. Farà male a qualcuno se va in giro così. Cioè, in realtà un pochino anche sì. Cioè, fai arrampicarti, bravo. Ok. So che c'era da andare qui. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Oberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuno... Come fa Ezio da... ascoltare tutta questa conversazione? Non è possibile. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Oh, cazzo. Vabbè, è arrivato il momento di seguirla, allora. Come ha detto Paola, nascondersi. Ed è quello che faremo. Questi monaci sono perfetti. Non premete X, non premete X, non premete X, non premete X. Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Che ne dite di provarli? Ditemi che entrate lì dentro. Non entrano. Uffa. Ok, ok. Ce l'ho. Le cortigiane funzionano sempre. Sono un metodo infallibile, le cortigiane. Via, cane! Volete divertirvi, ragazzi? Con delle grosse manovre. Gentiluomo. Avete mai visto fanciulle più suavi? Buono, grazie. Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Ok, è lì. Sicuro. Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia Audi. Dir tu? Che culo, ma va scoperto. Che culo. Che culo. Che culo. Avresti fatto lo stesso. Per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Piccolo ragazzino. Assassino! Dai, venite, bruti, venite, che tanto non correte una sega. Forza, forza. Vai con le frecce, vai, vai, vai tranquillo con le frecce. Presto, lo sto perdendo! Eccolo! Prende! Bravo, così si fa. Beh, è stata un'uccisione abbastanza easy, su. Ah, certi giochi come li giochi volentieri, come li giochi volentieri, come li giochi volentieri. 400 fiorini. Vamos. Cittadini di Pisa hanno intrapreso una protesta inviando a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Di solito li inviavano a Livorno, però ok.